Il terremoto del 1783 distrusse, così come altri piccoli centri della Calabria, la comunità di Bagnara Calabra. Le donne rimaste orfane e vedove dei loro uomini di certo non si arrendono e si impegnano fino a ricostruire una nuova Bagnara, basata questa volta molto sul matriarcato. Una vera e propria rinascita sociale, l'ha definito qualcuno, una rinascita della comunità che ha visto le cosiddette bagnarote protagoniste di un nuovo sviluppo. Ne parla anche un grande scrittore calabrese del Novecento, Corrado Alvaro, che ricorda le bagnarote nel suo romanzo Un treno nel sud, nel quale parla delle abitanti di Bagnara come donne di fatica, pellegrine da paese a paese che portano con sé anche le loro figlie piccole.